Confartigianato della provincia di Ravenna, congiuntamente a E-Level, con il sostegno di Formart e il contributo della Camera di Commercio di Ravenna, organizza a partire da 7 luglio l'iniziativa Wellness Beach Moments. Un evento giunto alla seconda edizione che si pone l'obiettivo di proporre un modello di wellness turistico che coniughi le peculiarità dei prodotti e dei servizi delle aziende del territorio, pubblicizzandoli nelle località balneari maggiormente frequentate, incontrando i gusti di un pubblico sempre più attento al tema del benessere e del vivere sano. Quest'anno parteciperà a questa iniziativa anche Formart, che promuoverà le proprie attività formative legate al benessere. L'edizione 2017 ha visto oltre 1000 partecipanti, partenza col bagno Okipa Marina di Ravenna e poi domenica 15 luglio al bagno Toto a Riva Verde di Marina di Ravenna e il 22 luglio la chiusura al bagno Le Saline a Milano Marittima. Zannoni Alberto di E-Level, seconda edizione, e sta andando bene come partenza? Sì, siamo al secondo anno, Wellness Beach Moments 2018, un evento organizzato insieme alla Confartigianato della provincia di Ravenna con il contributo della Camera di Commercio e l'ausilio anche degli amici di Formart con obiettivo bellezza. Una bella giornata, una bella giornata di sole, una bella giornata anche dal punto di vista del coinvolgimento delle persone, il laboratorio dei bambini, proprio in questo momento si sta svolgendo il laboratorio di frutta con Moriconi, e abbiamo un bellissimo torneo di calcio con oltre 100 bambini partecipanti e un sacco di attività durante la giornata. I Ravenna Chiefs promuovono anche delle attività legate allo sport, abbiamo fatto il tiro alla fune come si faceva una volta, i giochi in spiaggia di quelli proprio di tanto tempo fa, abbiamo tante collaborazioni con tanti amici, Melo Drink per quanto riguarda le spremute di melograno, il benessere fondamentalmente è protagonista in tutte le varie forme. Abbiamo altre due tappe che sono domenica prossima al bagno Toto di Marina di Ravenna e il domenica 22 a Milano Marittima al bagno Le Saline. Stefano Venturi, Confartigianato crede in questa manifestazione, tant'è vero che siamo alla seconda edizione. Assolutamente, Confartigianato è, diciamo che è stato appunto insieme a E-Level ha organizzato questo evento, ci abbiamo creduto molto, è la seconda edizione, soprattutto perché è un evento che cerca di coniugare quello che un pochettino è il concetto del wellness, quindi si vanno a ricercare tutte quelle che possono essere le filosofie del vivere bene, del vivere sano, del cibarsi di cibo sano e quant'altro. È un progetto al quale crediamo molto, soprattutto perché crediamo questo come un modello turistico, diciamo un pochettino differente da quelli standard classici che ci sono. È un progetto che facciamo appunto, organizziamo insieme a E-Level, insieme con il supporto e il sostegno di Formart, che è il nostro ente di formazione regionale, e soprattutto non dimenticare il contributo fondamentale e importante che è quello della Camera di Commercio. Si guarda innanzitutto ai bambini perché è importante l'educazione, però vedo interessati anche i più grandi. Assolutamente, proprio per quello che dicevo, il concetto del benessere è un concetto assolutamente trasversale che tocca i bambini con quello che può essere appunto la cultura, il farli crescere, ed educarli con una filosofia, ma soprattutto anche gli adulti, perché sempre di più cerchiamo di intercettare quello che è un pubblico che è sempre più attento appunto a questo tipo di eventi. È un evento assolutamente interessante perché ci dà la possibilità intanto di intercettare quelle aziende locali che abbiamo anche associate noi e che praticamente come prodotti che offrono servizi cercano appunto di offrire prodotti che diciamo interessano nel concetto generale del wellness. Assessore, momenti di benessere in spiaggia che fanno bene a tutti, i bambini non solo. Sì, fanno bene a tutti, anche perché le nostre spiagge sempre ogni anno cercano di offrire qualcosa di nuovo, innovativo ai turisti, ai tanti turisti che arrivano sulle nostre spiagge, e quindi questa collaborazione tra sotto l'unica linea guida del vivere bene, del benessere, la collaborazione tra artigiani, tra chi vende prodotti di alto valore aggiunto biologici o organizzazioni, associazioni sportive e gli stabilimenti balneari, è qualcosa che mostra quello che nel nostro territorio riusciamo a creare non solamente durante l'estate ma durante tutti i mesi dell'anno.